Eccoci mister, è un 1-0 che vi condanna, seconda partita consecutiva dove avete giocato bene ma non avete raccolto niente, insomma, perché questo poi è il risultato, la realtà dei fatti. Io ho visto molta agitazione nella panchina per un rigore che voi giudicavate non dato. E la partita a volte è fatta di episodi, lei come giudica quell'episodio? Ah, quell'episodio non è che porti così a tirare verso la mia squadra, però mi sembrava un fallo abbastanza, anche perché l'uscita del portiere non aveva cambiato traiettoria il pallone, però se l'arbitro ha visto così è normale che un po' di nervosismo anche da parte nostra ci potesse essere. Si sperava insomma che il fallo fosse evidenziato, ma non è stato così. E voi avete una squadra comunque in salute, in 10 avete reso la vita dura al Portogruaro, non si vedeva l'uomo in meno. Sicuramente è da recriminare, ma per il futuro come pensa di ovviare? Ma niente, come vede, c'è sempre da migliorare, perché giustamente quando si viene una sconfitta o due sconfitte c'è sempre da migliorare, però insomma partiamo da questa base di una squadra in salute, una squadra e speriamo insomma che qualcosa giri anche a favore nostro, ecco, se cerchiamo un po' di fortuna come a volte la cercano anche gli altri, anche oggi in Portogallo, con tutto il rispetto, ha fatto la sua onesta partita, però insomma penso che un pareggio potesse essere un risultato. Sì, infatti il pareggio è quello che ormai ci si attendeva dagli spalti, qua forse il primo che segnava, sbloccava, portava a casa la partita e così è stato. Comunque voi avete di che ben guardare in prospettiva, perché insomma state giocando bene. Una parola sola su questo Portogruaro, ha un po' deluso o è il Portogruaro che si aspettava? No, un Portogruaro che mi aspettavo, anche da qualche così tra virgolette confidenza da parte di qualche amico. Come dire, loro hanno fatto la sua partita, magari avranno qualche infortunato, ecco. Visto il Portogruaro di oggi, vista la situazione anche di qualche altra squadra, mi dispiace, ecco, trovare il favolo in una posizione di classifica un po' così. Però nel calcio a volte le parole non contano sempre poco, ci vogliono i fatti, e per cui i fatti dicono che noi siamo là. Questo è il giro di boa della prima metà del campionato, perciò c'è tutto il tempo. Insomma. Lo so, però ti sa, partire già con i piedi ben piantati per terra sarà meglio. Bene, grazie.